Dai Stefano, io ho messo le mazze blu come previsto, ma questa volta invece di giocare sul tour 4, ci tocca giocare sul tour 3, quindi una sfida nella sfida. Ecco le mazze blu pronte, ancora questo benedetto quarterback che non mi va al 10, per sole 16 carte, sto veramente rosicando come dicono qua a Roma. E va bene, io sono pronto. Vedo se Stefano è in linea. Bando le ciance. 3 su 5. Vediamo se Stefano è in linea. Lo invito. Lo invito e fra poco, quando avremo raccolto un pubblico decente, farò dei saluti che mi sono stati richiesti da un po' di amici. Allora, intanto lancio la sfida. Poi saluto comunque i quattro spettatori che stanno guardando la diretta, un paio forse sono i miei, quindi abbastanza scarsi per ora, ma contiamo che crescano. Sfida accettata, quindi si parte, bocca al lupo. O come dice il gioco stesso, buona fortuna. 3 su 5. Si comincia. Palla bianca, no, io vado con una quasar dall'inizio alla fine oggi, quindi caro Stefano, ti avviso, dovrai fronteggiare una quasar. Io vado direttamente di slice subito perché non mi va di non sfruttare questa caratteristica del... Ecco qua. L'angolazione dovrebbe essere giusta. E vediamo che succede. Il rimbalzo è buono ed è un bel tiro. Si comincia così. Complimenti ai pochi giocatori rimasti nella parte alta del tabellone. Adesso li vado a riguardare e a salutare uno per uno. Non ho aggiornamenti, una domenica piuttosto povera di partite. Bel colpo anche da parte di Stefano che rischia il rough, ma comunque va bene. Andiamo a vedere che succede con la frenata della claw. Abbiamo anche 3,2 di vento contrario, quindi vado a spostare leggermente più avanti il mirino per compensare questo vento. E vediamo che succederà. Ecco tiro perfetto. Oggi ho iniziato meglio dell'altra volta e per poco, niente. Non bastava a compensare questo vento, dovevo usare un po' più di cerchi. Ma comunque, bella partita. Già iniziato in maniera carina questo incontro. Vediamo un po' se aumentano gli spettatori. 4 sempre. Siete veramente tutti indaffarati per altre cose. E va bene, vediamo così. Ecco shot. Incredibile! Prende la bandierina. Per Nice on. poco, veramente bel colpo, una sfortuna incredibile.
Si preannuncia una sfida scoppiettante senza esclusione di colpi. Stefano non me la vuole regalare assolutamente. Ma intanto si va sicuramente al primo shootout. Intanto comincio a salutare i finalisti o quasi della parte alta del tabellone, coloro che continuano a giocare sul Tour 4. Quindi Cesco, Francesco, Cesco Fra, Gianni Maluta, che devono ancora sfidarsi, poi Roberto Belardinelli, che è il primo semifinalista, che aspetta il vincente dei due che ho appena citato, e poi Sergio Marino, una vera rivelazione, contro Stefano Maniscalco, giocatore esperto, che è già finalista Elite. E chi uscirà da queste due semifinali giocherà la finale della parte alta. Shootout. Shootout. Lo shootout dovrebbe andare bene così. Compensiamo poco poco il venticello. Secondo me questo tiro dovrebbe andare bene. Tiro per primo non è sempre buono. Ancora un tiro perfetto. In teoria, quando uno tira perfetto, se ha preso bene la mira, è come lo vuole lui il tiro. E mi avvicino moltissimo. Peccato, speravo in una buca, ma niente. 1,11. Stefano non sarebbe nuovo a metterla dentro. È un giocatore molto preciso. Quindi non mi aspetto assolutamente di aver già vinto questo shootout, nonostante una yard e 11. Anzi, sto col fiato sospeso perché questo shootout è piuttosto facile da imbucare, prendendo bene le misure. Lui usa un backbone invece del Saturn che uso io, preferisco ormai da un po' di tempo. Ovviamente io parlo tranquillamente perché non posso assolutamente disturbare lui che prende la mira. Voi state sentendo e vedendo cose già successe. Tiro perfetto per lui, si lamenta con la scimmietta. Non capisco perché, vediamo che succede questo tiro ed è un ottimo tiro che credo sia meglio del mio. Una yard e 18, stavo dicendo 1,18 euro. Incredibile, per pochissimo vinco questo shootout di 0,07 yard. Qui veramente parliamo di millimetri. Che sfortuna per lui, ma fortuna per me, 1-0 per me, incredibile. Si va al prossimo. Veramente stiamo giocando sui millimetri, una sfida che appare equilibratissima. Io ho il leggero svantaggio di parlare mentre gioco, ma tutto sommato mi ci sono abbastanza abituato e andiamo a salutare un po' gli amici che invece stanno ancora giocando, però nella parte di sotto, come me e Stefano D'Enrico. Quindi abbiamo in ritardo addirittura il primo turno Gianni Pennisi contro Lorenzo Deliberato, che invito a giocare assolutamente. Poi abbiamo Marzio Muser contro Frank Coppola. Great shot. Poi abbiamo il Paffu contro Massimiliano Demola. Intanto ha tirato il drive Stefano. Tiro molto tranquillo verso avanti, ovviamente verso il fairway. Adesso tiro io. Io continuo a usare le quasar. Credo che le stia usando anche lui, se non ho visto male. Vento di 2,2 verso destra. E vediamo. Ho un dubbio sul secondo tiro di questa buca. Vedremo. Great Tiro che shot. dovrebbe finire tranquillamente sul fairway, anche se ho preso un grandioso. Ed è così. Stavo nominando un po' le persone ancora in gioco. C'è anche Alfio Monaco contro Andrea Varoli, e ovviamente domenica per qualcuno di lavoro, per altri di mare. Poi Massimo Polverini che aspetta l'avversario addirittura di Gianni Pennisi, Lorenzo Liberato, poi giocherà il vincitore di questi due contro Federico Il Nello e dopodiché avremo l'avversario per Massimo Polverini, il quale poi darà
un vincitore per Fabrizio D'Antonio che ha battuto Andrea Juve. Invece Antonio Castiello, se dovesse passare contro il vincitore fra Marzio Musera e Franco Coppola, incontrerà il Great shot. vincitore del nostro incontro. Stefano finisce sul fairway, no, sul rough addirittura. Peccato. Ma questo secondo tiro è molto insidioso. Io stesso, mentre vi parlo, ho dei dubbi su come farlo. Ho un vento scarsissimo. La prima modalità di effettuare questo tiro che mi viene in mente è proprio questa. Penso che andrò in sicurezza così. E un leggero spostamento che deriva dal vento. Accontentiamoci di metterla sul green. Questa è una buca che mi è stata sempre molto antipatica. Un perfetto, Perfect vediamo che shot. succede. La palla si alza moltissimo e rimbalza dove? Rimane sul green. Nice Meno on. male, vado a pattare. Molto insidiosa questa buca. Sono andato dritto invece che un tiro curvo come ha utilizzato Stefano, che adesso tira dal rough, ma penso che non avrà problemi a imbucare col suo macetone. Sei spettatori, quindi vediamo un po' se qualcuno scrive sulla chat YouTube. Salamat Paggi ci sta scrivendo, non so chi sia. Per te parlare è un vantaggio, mi dice Mirko. Ci ho fatto il callo. Great Grandioso per shot. Stefano, attenzione. E non va. Non va. Nice on. Veramente una sfortuna per Stefano che parte malissimo in questa sfida. Mi dispiace per lui. Ma io ovviamente devo approfittare. Non è una amichevole questa, purtroppo. Quindi non ci divertiamo ad andare allo shootout, ma devo cercare di imbucarla. Ma non è niente scontato, vediamo. Prendo un grandioso, ma la palla va dentro Birdie. comunque. 2-0. 2-0 per Umbe GC Italia. Siamo già al primo match point, ma nulla, 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 veramente nulla è scontato. Potrebbe anche esserci la grande rimonta da parte di Stefano. Terza partita. Una buca abbastanza antipatica per il drive perché ci sono questi alberi a centro fairway con del rough anche. Finire in mezzo a quegli alberi sarebbe già perdere la buca per come la vedo io. Quindi Stefano tira verso sinistra, immagino. È così. Perfect shot. Tira verso sinistra e sfiora il rough con gli alberi, ma si ferma sul fairway. Per un comodo secondo colpo. Io faccio una piccola prova di molto rischio, ma il vento 3,7 non è proprio il massimo, però ci proviamo lo stesso. Invece no, andiamo direttamente dall'altra parte e basta. Vediamo un po'. Un Great grandioso. shot. Il tiro però è piuttosto potente, dovrebbe superare gli alberi. Ed è così. Fairway anche per me. Addirittura bel colpo, io lo ringrazio. Non credo di aver fatto chissà cosa, però bene così. Sono leggermente avanti, non è detto che sia un vantaggio, però il tiro comunque va fatto curvo qui adesso perché abbiamo per fortuna il side spin della Quasar.
Il Tour 3 comporta molti di questi tiri curvi, buche tutte storte. Io e Stefano De Rico ci siamo già incontrati per un sorteggio Great casuale shot. nel torneo Elite, dove si giocava con le mazze del Tour 1, quindi Grim Reaper, Rocket e compagnia. Nice off. Bellissimo tiro! Quasi finisce in buca per un possibile Albatros. Fantastico tiro, green è in bucata sicura. Vado a cercare di imitare questo tiro fantastico. Diamo una frenatina a questo sniper. Io mi accontenterò di andare sul green, non voglio rischiare. Grandioso, c'è un Great shot. problema in questo tiro, l'ho sbagliato. Vediamo se mi dice bene che finisco sul green comunque. Per fortuna è così. Siamo Nice off. praticamente pari perché ci vorrà poco per imbucare, specie per lui, ma anche per me. Sette spettatori. Allora, visto che siamo con sette spettatori attuali, io provo a fare dei saluti. Eagle. Provo a fare dei saluti. Subito dopo il mio tiro. Io spero che... Anzi no, prima di farli avviso Alfio Monaco che siamo in diretta. Ancora un grandioso... Mannaccia, come Eagle. sempre. Io provo a farli questi saluti, ma non so se Alfio Monaco è... Sì, ancora al lavoro oggi, però glieli ripeterò questi saluti, non importa. Comincia Stefano l'ultimo possibile, se dovessi vincerlo io, shootout. Allora, Alfio Monaco mi ha chiesto di salutare i suoi nipoti e sua figlia che seguono le dirette, Andrea De Luca e Alessia De Luca e sua figlia Selenia Monaco. Che guardano queste dirette, sanno che anche il papà Alfio Monaco gioca questi tornei e questi amichevoli con noi. Chissà. Ah, ecco, sì, sei al lavoro Alfio, io lo so. Sei un periodo intenso, una domenica di comunioni, lavori, eccetera. Great shot. Vediamo che combina, si lamenta un po' del suo tiro, ma secondo me è un ottimo tiro. Beh, Nice non off. so di che cosa si lamenta Stefano. Una yard e 55. Sarà anzi complicato fare meglio, ma ci proviamo. Molto complicato. Io vado a dare un paio di backspin e anche di più per il mio Saturn. E a dare parecchio spostamento. Perché abbiamo un 2,7. Sì, io ho 3 di backspin, glieli do tutti. Chissà come andrà. Vediamo come va questo tiro. Incrociamo le dita, chiudiamo gli occhi e vediamo che succede. Un Great grandioso, shot. ma la pendenza del green dovrebbe favorirmi per farlo rientrare sulla buca. Attenzione! Ed è quasi buca! Nice off. Stefano De Rico va a casa, 0,43 yard, partita che sembra senza storia, ma in realtà non è così. Sono stato molto fortunato. Mi dispiace Stefano, ma mi tocca già finire questa diretta. Alfio, figurati, mi ringrazia via chat. È andata così, Stefano. Sei un grande giocatore, io lo so, ma sei stato piuttosto sfortunato. Mi hai trovato in serata, come si suol dire, a differenza della partita contro Marcello Mercurio, che proprio non c'ero. Invece, stasera è andata diversamente. E allora, continua per il sottoscritto il torneo della Repubblica, cosiddetto, perché secondo me andremo a finire.
E al 2 giugno, se continua così, non avevo mai fatto un 3-0 e stavolta invece sì. Tabellone già aggiornato, invito tutti a giocare così lo finiamo. Mi raccomando, buona serata a tutti. Ciao, alla prossima diretta.